mio spazio di applicazione della fotografia è la comunicazione per aziende, quindi faccio fotografie per cataloghi, per brochure, oggi ovviamente per tutti i media digitali e quindi siti internet piuttosto che ultimamente anche le gallerie per iPad e così via. Uno incomincia a fare fotografo nella nostra nazione, credo, spinto dalla passione, con delle idee che magari trova confermate man mano che prosegue nell'attività lavorativa, magari no. Sicuramente poi ha la necessità assoluta a un certo punto di tagliarsi degli spazi comunque personali, come se fosse un amatore. La provincia di Varese, nella quale lavoro, a un certo punto mi aveva chiesto una documentazione fotografica di un paio di cappelle della Via Sacra, del Sacromonte di Varese, con una richiesta molto specifica. Mi chiese di fare delle fotografie notturne dove si vedesse il cielo stellato, dove si avesse un'atmosfera rilassata da vacanze estive, peccato che sia a novembre, perché doveva illustrare un articolo che avrebbe scritto Uto Ughi, citando le sue memorie da ragazzino quando i nonni lo portavano al Sacromonte di Varese di giorno, facendo la Via Sacra, salendo, passando la giornata a Sacromonte e quindi scendendo poi di notte con il cielo stellato, e di qui il riferimento. Ovviamente, essendo uno della provincia di Varese, la Via Sacra la conoscevo, l'ho sempre percorsa edonisticamente per fare una passeggiata. Non ho mai pensato di farci delle fotografie. Lo stimolo è stato forte. Questa è una delle immagini che è nata per illustrare quell'articolo. Non è un'atmosfera estiva, si vede. D'altronde, ripeto, eravamo a novembre. Esaurita la commissione, mi è rimasta la voglia di continuare. Per 4 anni ho continuato a salire e scendere dal Sacromonte, da dopo il tramonto a prima dell'alba. Tutte fotografie notturne, si vede, tutte fotografie che cercano di riportare l'atmosfera che si può notare in determinati momenti della giornata, della notte, in quel percorso. Per chi non conoscesse il Sacromonte, sono 2 chilometri di salita per 200 metri di salita. 4 anni. Più di 100 salite che alla fine sono sfociate in un volume che era logico si chiamasse Notturno. Il volume è stato editato nel 2008 e ha avuto una fortuna incredibile. Io sono stato stracontento di quella cosa perché circa in un mese abbiamo venduto quasi l'edizione completa, 1 migliaio di copie. È stata una bella cosa, una bella avventura, al punto che l'appetito viene mangiando e a un certo punto abbiamo cercato di pensare come proseguire questa avventura. Di nuovo lo stimolo è arrivato da una commissione, da un'altra commissione, sempre della provincia di Varese, che questa volta mi ha chiesto di documentare una cappella, sempre del Sacromonte, dall'interno, non dall'esterno. Per chi dovesse conoscere la Via Sacra e la percorsa, lo sa benissimo, per chi dovesse andarci lo sappia, glielo dico, la Via Sacra di Varese, il Sacromonte di Varese, è uno dei pochi musei aperti 365 giorni all'anno, giorno e notte. Ci si può andare quando si vuole, Natale compreso, Pasqua compresa, sempre. Ma perché? Ma perché è una via all'aperto, è un percorso, era stato concepito così dagli ideatori all'inizio del Seicento. All'inizio del Seicento era stato pensato come percorso con le 14 cappelle della vita di Gesù Cristo. Il problema per il visitatore, se vogliamo, è che queste cappelle sono visibili dall'esterno, ci si può affacciare alle finestre, si vede l'interno, ma lo si vede dall'esterno. L'interno è estremamente ricco, porta statue in terracotta a grandezza naturale, non come me, che sono oltre 1,90 m, però a grandezza, ad altezza d'uomo sono tutte. Dipinti di artisti famosi come Nuvolone,
non sono accessibili, sono difficili da vedere. Io che a questo punto conoscevo bene tutti gli esterni piuttosto che tutto l'ambiente, sono rimasto colpito dalla parte interna, che ha un valore, dal mio punto di vista di povero provinciale, ha un valore elevatissimo. E di nuovo, se vuoi, possiamo vedere quella che è una delle prime immagini create nel primo passaggio alle cappelle, che è proprio questa. Questa è la nona cappella, la nona, sì, è la salita al Calvario. Questa che si vede è la croce, c'è il Cristo con la croce, questo è uno dei personaggi di contorno. Quando sono entrato in questa cappella, mi sono trovato in mezzo a una folla di persone della mia grandezza, alte come me, che mi circondavano a tutti i lati e che stavano svolgendo un'attività, sono molto reali. È stato veramente un colpo forte che non mi aspettavo. E da lì è nata l'idea poi di cercare di portare avanti una documentazione fotografica di tutte le altre cappelle, cercando un punto di visione personale, come è stato nel primo libro l'idea di lavorare tutto di notte, tutto con le strutture architettoniche in silhouette, farle emergere dalla luminosità del cielo notturno piuttosto che delle albe del tramonto. In questo caso abbiamo cercato di lavorare sulle luci ambienti esistenti senza aggiungere quasi nulla, quasi. Poi dirò qual è il quasi. Sfruttando quella che sembra sia stata l'idea iniziale del progettisti di avere dei volumi di luce naturali che fossero ben direzionati fino a una certa cappella, nello specifico la decima e poi l'undicesima, e poi che questo volume di luce si ampliasse e arrivasse da tutti i lati, dalla dodicesima in poi. Senza quasi aggiungere luce, perché in alcuni casi con una semplicissima pila a mano siamo andati a dare degli accenti luminosi ad alcuni particolari che andavano ad annegare nel buio. Non in questo caso, però in questo caso dei colpi di luce sulle mani, poi qui c'è la luce naturale che arriva, queste schiarite sono state date con una, ripeto, una semplicissima pila, una pilona grossa, che avesse un certo numero di watt sufficienti, scattando tutto su cavalletto evidentemente, poi andando in post-produzione ad unire i file sorgenti, da una parte quelli di luce naturale, dall'altra parte quelli della luce riportata. Anche questa mano, e anche questa, e anche questo segno sul volto sono riportati con la pila a mano. E alla fine si è riusciti a fare un secondo volume fotografico che si chiama La forza della materia, che tratta sempre del Sacro Monte di Varese, a questo punto non più una vista onirica estremamente personale, sognante dell'esterno, ma un po' più descrittiva di quanto si trova all'interno delle cappelle stesse. Un po' più descrittiva, perché in realtà facendo il fotografo io ho il mio punto di vista, quindi abbiamo fatto una scelta tecnica di uso della luce, una scelta compositiva su come usare le immagini, una scelta estetica in realtà anche su come usare il colore. In realtà quando ero all'inizio del lavoro, l'avevo fatto valutare dal professor Silvano Colombo, che è uno storico dell'arte, mi ha detto che sono un traditore, che ho stravolto tutto, no? Mi ha maltrattato all'inizio. Poi dopo qualche giorno mi ha ritelefonato, abbiamo stabilito un altro appuntamento e mi dice: no, ci ho ripensato. Per quanto sono in disaccordo sul punto di vista, perché non è descrittivo, perché lui lo vede dal punto di vista del racconto della storia dell'arte, dice: no, tu hai avuto un punto di vista personale che in quanto tale è comunque giustificabile e parzialmente anche encomiabile. Tutto ciò, i due libri, Il notturno e La forza della materia, alla fine si sono riuniti in una mostra che ho voluto chiamare Di sogno e di materia. Di sogno, la parte della notte, la parte della salita al buio, la parte di camminare anche senza sapere bene dove fossero i piedi, la parte di alcune notti anche da solo, una compagnia sola, ma sempre stata con me.
che era una cagnettina grossa così, che si chiamava Beba, che essendo peraltro nera la perdevo nella notte, non sapevo dov'era, però mi ritrovava sempre lei. La seconda parte, un po' più materica, un po' più legata al reale, che è la parte della descrizione delle statue all'interno. Contraltare la parte di sogno è una parte a disposizione di tutti, perché è la via che si può fare, che tutti possono fare in qualsiasi momento del giorno e dell'anno. La parte materica è la parte che in realtà uno deve sognare, perché è quasi invisibile attraverso le grate delle cappelle protette dal vetro, che di giorno con i riflessi ambientali rendono piuttosto impossibile vedere l'interno. Piccolo suggerimento: se uno dovesse essere stimolato vedendo queste fotografie a fare una visita a Sacromonte di Varese, si organizzi in maniera da andare su di giorno e, come faceva Auto Ughi, tornare di notte, perché scendendo di notte o salendo di notte, come preferisce, ogni cappella è dotata di una luce interna che si può accendere dall'esterno, e quindi a questo punto si riesce a vedere un po' di più quello che c'è dentro. Allora, questa mostra di Franco Canziani, che fra l'altro ha un bellissimo titolo, Di sogno e di materia, consente in primo luogo di conoscere un luogo sicuramente molto stimolante e interessante come il Sacromonte di Varese, un luogo di devozione che è stato ideato all'inizio del 1600 e anche se realizzato successivamente. Direi che l'idealizzazione di questo percorso mistico e devozionale è il sogno di cui parla il titolo. Successivamente la materia, che è la realizzazione vera e propria del percorso in queste 14 cappelle, viene in queste sculture di terracotta che sono state riprese da Canziani all'interno di una luce notturna che dà un'evidenza particolare alle forme e dà una nuova vita e vitalità alla materia. La terracotta vive quindi, e questi personaggi diventano quasi vivi all'interno di queste immagini. Il percorso che viene fatto da Canziani all'interno della fotografia è un percorso che parte dal notturno proprio come qualità della luce. All'interno di questa immagine è possibile vedere quelle zone di passaggio fra il giorno e la notte, dove le ombre acquistano una nuova dimensione visiva, ma dove la luce riesce a costruire un percorso significativo all'interno dell'immagine.